Abbiamo concluso questa serie di contributi e possiamo dedicare un quarto d'ora, 20 minuti ad alcuni contributi da parte vostra. Inviterei anche in particolare le altre donne africane presenti. Inizierei però dando la parola a Giuseppina Tripodi, consigliera delegata della Fondazione Rita Levi Montalcini, che fin dall'inizio ha sposato e si è unita in questa campagna per il premio Nobel alle donne africane. Giuseppina. Grazie, grazie a tutti per essere qui insieme a noi a promuovere questa iniziativa che non solo io, ma soprattutto Rita Levi Montalcini, che voi conoscete benissimo, non solo per aver perché gli è stato conferito il premio Nobel per la medicina nel 1986, ma soprattutto perché è impegnata con la sua fondazione, appunto, che io dirigo, alla promozione dei diritti delle bambine e delle donne, ma soprattutto, ancora dicevo, al sostegno all'istruzione, perché ritiene fondamentale l'istruzione quale chiave dello sviluppo futuro, non soltanto per i paesi occidentali, ma in particolare per le donne del continente africano. Carlo Azeglio Ciampi, in un suo recente libro, esprime alcune considerazioni sull'importanza della conoscenza, ritenendola un investimento che durante gli anni ha fruttato vari premi Nobel. E a 150 anni dall'Unità d'Italia è ancora e sempre più importante il concetto che Giuseppe Mazzini esprimeva sull'educazione, considerato pane dell'anima. In ogni parte del mondo, in particolare in Africa, un considerevole numero di donne da lungo tempo impegnato nel difficile compito di farsi valere nella gestione e nell'organizzazione di imprese nel settore dell'economia. Si tratta di donne, la maggior parte da sempre emarginate, che sono riuscite a conquistarsi uno spazio a costo di grandi sacrifici. È una situazione purtroppo questa che indebolisce ogni prospettiva di sviluppo, perché si viene a mancare il contributo che la presenza femminile può fornire nel miglioramento della comunicazione, nella creazione di uno spirito di gruppo, nell'impegno e nella ricerca della qualità all'interno delle organizzazioni, risulta impossibile raggiungere l'eccellenza in ogni tipo di impresa. La figura della donna rappresenta una delle tante forze invisibili, anche dalle testimonianze che abbiamo ascoltato poc'anzi, che lavorano per la ricerca e le trasformazioni sociali, che puntano innanzitutto ad un'alfabetizzazione che consenta alle donne di esprimersi, per arrivare al rispetto dei diritti degli uomini e delle donne come persone e creature. Occorre infatti informare e formare in vista di un cambiamento di mentalità radicate e secolari. Il manifesto della campagna NOPA così enuncia: l'Africa cammina con i piedi delle donne, abituate da sempre a fare i conti con la quotidianità della vita e con la sfida della sopravvivenza. Ogni giorno centinaia di migliaia di donne africane percorrono le strade del continente alla ricerca di una pace durevole e dignitosa. E ognuno di loro è riuscita, nello scopo di dare risalto alla figura femminile, e il suo impegno rappresenta l'anello di congiunzione tra le donne del nord e del sud del mondo. In molti paesi le donne hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale di portavoce di pace, sia nella società di appartenenza, sia nei confronti della comunità internazionale. La maggior parte delle donne africane si impegna in modo eccellente nel campo dell'economia, nel settore politico e in tutti gli altri, anche quello dell'agricoltura, fondamentale per la sopravvivenza. Si batte su diversi fronti per lo sviluppo femminile, è in prima linea sul fronte per combattere le libertà alle quali le donne sono sottoposte. Gran parte dell'umanità si limita a cercare disperatamente di sopravvivere senza mai raggiungere condizioni di vita accettabile e tantomeno riuscire a realizzare un vero sviluppo culturale, sociale ed economico. Donne africane, tutte coraggiose, che hanno lottato e continuano a lottare perché possano essere modificate leggi capaci di concorrere alla pari con gli altri per diventare medici, ingegneri, avvocati e impegnati anche, come dicevo prima, in altri settori. E sono proprio loro, i poveri e le donne, che devono essere protagonisti dello sviluppo futuro, della lotta contro delle disuguaglianze, per la costruzione di una pace, perché vengono affermati i propri diritti, le libertà,
alle quali purtroppo molto spesso non hanno accesso. La qualità della vita, è bene ricordarlo, dipende anche dall'accettazione delle differenze e dalla tolleranza che riconosce la ricchezza della diversità. La diversità di cultura costituisce una ricchezza per l'umanità, così come la biodiversità costituisce un patrimonio indispensabile per la sopravvivenza della specie umana. La situazione attuale ci induce a riflettere sul fondamentale coinvolgimento della società civile a fini di raggiungere l'estensione progressiva dei principi di libertà, eguaglianza e solidarietà a livello planetario. Il mondo ha bisogno di costruire la modernità sulla base di percorsi e obiettivi in grado di assicurare un futuro di pace durevole e uno sviluppo sostenibile al pianeta Terra. Io desidero aggiungere gli auguri perché possiamo riuscire in questo intento, che è quello di percorrere insieme alle donne africane la strada verso il Nobel. Questo a nome di tutte le donne, da tutto il mondo. Grazie.